Lettera di Arthur Holmwood al dottor Seward. Hotel Albemarle, 31 agosto. Mio caro Jack, vorrei chiederti un favore. Lucy sta male, cioè non ha una malattia ben precisa, ma ha un aspetto orribile e peggiora di giorno in giorno. Le ho chiesto se vi sia una qualche causa. Non oso domandarlo a sua madre, perché turbare la mente della povera signora riguardo a sua figlia potrebbe esserle fatale, dato il suo stato di salute. La signora Western mi ha confidato che la sua sentenza è già stata emessa, ha una malattia al cuore, ma la povera Lucy ancora non ne sa nulla. Sono sicuro che vi è qualcosa che tormenta i pensieri della mia cara ragazza. Quando penso a lei mi sembra di impazzire. Il solo guardarla mi provoca una fitta di dolore. Le ho detto che ti avrei chiesto di visitarla, e anche se all'inizio lei ha sollevato delle obiezioni, so il perché, amico mio, alla fine ha consentito. E immagino che per te sarà un incarico doloroso, mio vecchio amico, ma è per il suo bene, e non voglio esitare a chiedertelo, né tu dovresti esitare ad accettare. Devi venire a pranzo a Illingham domani alle 2. Perché la signora Western non sospetti di nulla. Poi dopo il pranzo Lucy troverà il modo di rimanere da sola con te. Io arriverò per l'ora del tè e poi potremo andarcene insieme. Sono piena di ansia e voglio consultarmi con te al più presto, dopo che l'avrai visitata. Non deludermi. Arthur. Telegramma di Arthur Holmwood al dottor Seward. 1 settembre. Chiamato al capezzale di mio padre, è peggiorato. Faccio sapere. Scrivi tutto, spedisci lettera composta di stasera a Ring. Telegrafa se necessario. Lettera del dottor Seward ad Arthur Holmwood, 2 settembre. Mio caro vecchio amico, riguardo alla salute della signorina Westerner, mi preme farti sapere al più presto che secondo la mia opinione non vi è alcun disturbo funzionale o malattia che io possa dire di conoscere. Allo stesso tempo, tuttavia, permettimi di aggiungere che non sono affatto contento del suo aspetto. È incredibilmente cambiata da quando l'ho vista l'ultima volta. Certo, devi tenere a mente che non ho avuto l'opportunità di esaminarla come avrei voluto. La nostra amicizia crea una certa difficoltà che nemmeno la scienza medica o l'abitudine possono superare. Farei meglio a raccontarti esattamente che cosa è successo, lasciandoti trarre per quanto possibile le tue conclusioni. Poi ti dirò che cosa ho fatto e che cosa mi propongo di fare. Ho trovato la signorina Western apparentemente di buon umore. Anche sua madre era presente e nel giro di pochi secondi ho realizzato che la signorina Lucy stava cercando con ogni mezzo di tranquillizzarla e fare in modo che non si agitasse. Non dubito che si renda conto, se già non lo sa, di che genere di cautela sia necessaria. Abbiamo pranzato da soli noi tre, poiché ci siamo sforzati tutti di essere quanto più possibile allegri. Come riconoscimento per i nostri sforzi, alla fine siamo riusciti a ottenere un po' di autentica serenità. Poi la signora Western è andata a riposare e Lucy è rimasta con me. Siamo passati nel salottino e, fino a quando non siamo entrati, lei ha continuato a essere allegra, dato che i domestici andavano e venivano. Subito dopo aver chiuso la porta, però, la maschera le è caduta dal volto ed è crollata su una sedia con un grande sospiro, nascondendosi il viso tra le mani. Quando ho visto che il suo forzato buon umore non aveva retto, subito ho approfittato della sua reazione per fare una diagnosi. Con molta dolcezza mi ha detto: «Non so dirvi quanto io detesti parlare di me stessa». Le ho rammentato che le confidenze fatte a un medico sono sacre, ma che tu eri tremendamente in ansia per lei. Ha capito subito che cosa intendessi e ha risolto la questione in due parole. «Ebbene, dite pure ad Arthur tutto ciò che volete. Non mi importa di me stessa, ma solo di lui. Così sono libero di raccontarvi tutto. Ho potuto constatare facilmente che ha una forte carenza di sangue, ma non sono riuscito a distinguere i segnali tipici dell'anemia e solo per caso ho potuto verificare la qualità del suo sangue, perché mentre apriva una finestra, che era un po' dura, la modanatura ha ceduto e lei si è tagliata leggermente la mano con un vetro rotto. Era una ferita da poco, ma mi ha fornito una buona opportunità e così mi sono assicurato di prelevare alcune gocce di sangue e le ho fatte analizzare. L'analisi qualitativa rileva una condizione piuttosto normale e mostra, direi, uno stato di salute vigoroso. Quanto agli ulteriori aspetti fisiologici, sono rimasto abbastanza soddisfatto, al punto da poter dire che non vi è alcuna necessità di allarmarsi.
ma poiché deve pure esservi una causa da qualche parte, sono arrivato alla conclusione che deve trattarsi di qualcosa di mentale. Si lamenta della difficoltà di respirare correttamente a volte e di un sonno pesante e letargico, con incubi che la terrorizzano ma dei quali non riesce a ricordare nulla. Dice che quando era bambina camminava nel sonno e che da quando si trova a Whitby quell'abitudine le è tornata. Mi ha anche raccontato che una volta ha camminato all'aperto di notte ed è salita sulla scogliera occidentale dove l'ha poi trovata la signorina Murray, ma mi assicura che negli ultimi tempi questa abitudine non le è tornata. Ho qualche dubbio, e così ho fatto la cosa migliore che potevo fare. Ho scritto al mio vecchio amico e maestro, il professor Van Helsing di Amsterdam, un esperto di malattie praticamente sconosciute più di chiunque altro al mondo. Gli ho chiesto di venire, e poiché mi ha detto che tutte le spese saranno a tuo carico, gli ho spiegato chi sei e in che rapporti ti trovi con la signorina Westerner. Questo, mio caro amico, solo in obbedienza ai tuoi desideri, perché sono troppo orgoglioso e felice di poter fare qualsiasi cosa sia in mio potere per lei. So che anche Van Helsing farebbe qualsiasi cosa per me, per motivi personali. Comunque sia, non importa su quali basi venga qui, dovremmo attenerci alle sue richieste. In apparenza sembra un uomo molto autoritario, ma è perché sa di che cosa sta parlando meglio di chiunque altro. È un filosofo e un metafisico, oltre ad essere uno degli scienziati più all'avanguardia dei nostri tempi, e inoltre credo che abbia una mente molto aperta. Oltre a questo, i suoi nervi d'acciaio, il temperamento saldo, la determinazione indomabile, l'autocontrollo e la tolleranza che anziché virtù sono vere e proprie benedizioni, e il cuore più gentile e sincero che mai possa battere, sono gli strumenti del nobile lavoro che svolge nei confronti del genere umano. Funziona sia in teoria che in pratica, perché le sue vedute sono ampie almeno quanto la sua compassione. Ti dico queste cose in modo che tu possa comprendere il motivo per cui ho tanta fiducia in lui. Gli ho chiesto di venire immediatamente. Vedrò di nuovo la signorina Weston domani. Dobbiamo incontrarci da Harrods, in modo che sua madre non venga allarmata da una mia visita tanto vicina a quella di oggi. Tuo, John Seward. Lettera di Abraham Van Helsing, dottore in medicina, dottore in filosofia, dottore in letteratura, eccetera, eccetera, al dottor Seward. 2 settembre. Mio caro amico, quando ho ricevuto la vostra lettera ero già pronto per venire da voi. Per fortuna posso partire immediatamente senza togliere nulla a nessuna delle persone che hanno riposto in me la propria fiducia. Se non fosse stato così, allora sarebbe un male per coloro che si sono fidati di me, perché vado dal mio amico, quando lui mi chiama per aiutare quelli che sono a lui cari. Dite al vostro amico che quando avete succhiato tanto velocemente dalla mia ferita il veleno della cancrena provocata dal coltello che quell'altro nostro amico un po' troppo nervoso aveva fatto scivolare, avete fatto già per lui che ha bisogno del mio aiuto e per voi che mi chiedete di aiutarlo più di quanto la sua immensa fortuna possa fare, ma è un piacere ancor più grande per me perché lui è vostro amico, è da voi che vengo. Fatemi trovare una stanza al Great Eastern Hotel, in modo che io possa alloggiare nelle vicinanze. Per favore, fate in modo che possiamo visitare la giovane signora non troppo tardi domani stesso, perché è probabile che io debba tornare qui domani notte. Tuttavia, se dovesse essere necessario, tornerò tra 3 giorni e resterò più a lungo se servirà. Fino ad allora, arrivederci, mio caro amico John. Van Helsing. Lettera del dottor Seward al signor Arthur Holmwood. 3 settembre. Mio caro Art, Van Helsing è arrivato ed è ripartito. È venuto con me a Hillingham e grazie alla discrezione di Lucy sua madre era fuori a pranzo, così siamo rimasti soli con lei. Van Helsing ha esaminato la paziente con molta attenzione. Mi manderà un resoconto e io ti consiglierò su come procedere, perché ovviamente sono stato con loro tutto il tempo. Temo che sia molto preoccupato, ma dice che ha bisogno di riflettere. Quando gli ho detto della nostra amicizia e di quanto tu ti fidi di me per questa faccenda, lui ha risposto: «Dovete dirgli tutto ciò che pensate. Ditegli quello che penso io, se riuscite a immaginare di che cosa si tratta e se lo ritenete opportuno. No, non sto scherzando. Questo non è affatto uno scherzo, ma una questione di vita o di morte. Forse anche peggio».
Gli ho domandato che cosa volesse dire, perché era estremamente serio. Questo è accaduto dopo che eravamo tornati in città e stavamo prendendo una tazza di tè prima del suo viaggio di ritorno ad Amsterdam. Non ha voluto dirmi nient'altro. Non essere arrabbiato con lui, Art, perché la sua reticenza significa che tutto il suo cervello sta lavorando per il bene di Lucy. Quando sarà il momento, parlerà chiaramente, stanne certo. Allora gli ho detto che ti avrei semplicemente fatto un resoconto della nostra visita, proprio come se stessi scrivendo un articolo speciale per il Daily Telegraph. Mi è sembrato che non mi stessi ascoltando, perché ho osservato che la fuliggine di Londra non era più tanto terribile come in passato, quando lui era venuto qui da studente. Avrò la sua relazione domani, se riuscirà a finirla in tempo. In ogni caso, riceverò una sua lettera. Ebbene, veniamo alla visita. Lucy era più allegra rispetto al giorno in cui l'avevo vista per la prima volta e sembrava davvero che stesse molto meglio. Aveva perso un po' di quell'aspetto spettrale che ti aveva tanto angosciato e respirava normalmente. È stata molto gentile con il professore, lo è sempre del resto, e ha cercato in ogni modo di metterlo a suo agio, anche se ho notato che la povera ragazza si sforzava parecchio per riuscirci. Credo che anche Van Helsing se ne sia accorto, perché ho visto un lampo nel suo sguardo al di sotto delle folte sopracciglia, uno sguardo che nel tempo ho imparato a riconoscere. Poi ha cominciato a chiacchierare di tutt'altro, anche di noi e delle malattie, e con tale maestria che abbiamo potuto notare che la forzata allegria della povera Lucy stava trasformandosi in vera e propria serenità. Poi, senza farsene accorgere, il professore ha portato con molto tatto la conversazione sulla ragione della sua visita e con molta chiarezza ha detto: «Mia cara giovane signorina, mi fa davvero un grande piacere conoscerla, sapendo che siete tanto amata da tutti. Questo è già molto, mia cara, anche se ci fosse ciò che io ora non vedo. Mi hanno riferito che eravate giù di morale, pallida come uno spettro. Allora dico, fui!» E ha fatto schioccare le dita nella mia direzione, poi ha ripreso: «Ma voi e io mostreremo a tutti quanto si sbagliano, come fa lui!» E ha puntato il dito verso di me con lo stesso sguardo e gesto di quando una volta mi indicò agli altri durante una sua lezione, o meglio dopo, in un'occasione particolare che non manca mai di ricordare. «A sapere qualcosa di giovani ragazze? Lui ha i suoi pazzi con cui giocare, pazzi che deve restituire alla felicità e a coloro che li amano. È molto da fare, oh, ma ci sono gratificazioni nel fatto che possiamo elargire questa felicità. Ma le giovani signorine, lui non ha né moglie né figlie e i giovani non parlano di sé ai giovani ma ai vecchi come me, che hanno conosciuto tanto dolore e ne distinguono le cause. Così, mia cara, lo manderemo via a fumarsi una sigaretta in giardino mentre voi e io faremo una chiacchierata.» Ho colto il suggerimento e ho fatto un giro, e poco dopo il professore è venuto alla finestra e mi ha chiamato per farmi rientrare. Aveva un'espressione seria, ma mi ha detto: «L'ho esaminata molto accuratamente, ma non vi è alcuna causa funzionale. Sono d'accordo con voi sul fatto che deve aver perso molto sangue. Prima c'era, ora non c'è più. Ma le sue condizioni non sono affatto quelle di una persona anemica. Le ho chiesto di mandare a chiamare la sua domestica in modo che potessi farle qualche domanda, in modo da non perdere nessuna opportunità di scoprire qualcosa. So già che cosa mi dirà, e tuttavia deve esserci una causa. C'è sempre una causa per ogni cosa. Devo tornare a casa a riflettere. Speditemi un telegramma ogni giorno, e se troveremo la causa tornerò immediatamente. Questa malattia, perché non stare bene completamente è una malattia, mi interessa molto, e la dolce cara ragazza a me mi interessa anche lei. Mi incanta, e verrò per lei, se non per voi o per la malattia.» Come ti ho detto, non aveva intenzione di dirmi altro, neanche quando siamo rimasti soli. E così adesso, Art, sai tutto quello che so io. Terrò gli occhi aperti. Spero che il tuo povero padre si stia riprendendo. Deve essere terribile per te, mio caro vecchio amico, trovarsi così tra due persone che ti sono entrambe tanto care. Conosco le tue idee sui doveri nei confronti di tuo padre e hai ragione a rispettarle, ma nel caso in cui ve ne fosse bisogno, ti scriverò immediatamente per chiederti di venire da Lucy, dunque non angosciarti troppo finché non riceverai notizie direttamente da me. Diario del dottor Seward. 4 settembre.
Il paziente zoofago mantiene vivo il nostro interesse. Ha avuto soltanto un attacco e si è verificato ieri a un'ora insolita. Poco prima di mezzogiorno ha iniziato a farsi irrequieto. L'infermiere, riconoscendo i sintomi, ha immediatamente chiamato aiuto. Per fortuna gli uomini sono venuti di corsa e siamo arrivati appena in tempo, perché allo scoccare di mezzogiorno è diventato così violento che ci è voluta tutta la nostra forza per trattenerlo. Nel giro di 5 minuti però ha cominciato a tornare piano piano più calmo e infine si è sprofondato in una sorta di malinconia ed è rimasto in quello stato fino a ora. L'infermiere mi dice che le sue urla nei momenti di crisi sono terribili. Quando sono tornato ho avuto un bel da fare a visitare altri pazienti che si erano spaventati. A dire la verità, posso ben capire l'effetto che fa, perché quelle urla hanno disturbato persino me che ero a una certa distanza. È appena finita l'ora di cena qui in istituto e il mio paziente è seduto in un angolo a rimuginare, con un'espressione assente, cupa e desolata, che sembra piuttosto alludere a qualcosa, anziché mostrarla apertamente. Non riesco davvero a comprendere che cosa possa essere. Un altro cambiamento nel mio paziente. Alle 5 sono andato a controllarlo e l'ho trovato apparentemente felice e contento come era in passato. Acchiappava le mosche e le mangiava, prendendo nota di ogni cattura e facendo dei segni con l'unghia sullo stipite della porta tra le pieghe dell'imbottitura. Quando mi ha visto mi è venuto incontro e si è scusato per il suo cattivo comportamento. Poi mi ha domandato in modo molto umile e servile di essere ricondotto nella sua stanza e riavere il suo taccuino. Ho pensato che sarebbe stato meglio assecondarlo, così adesso si trova là con la finestra aperta. Ha sparso lo zucchero del tè sul davanzale e ha ripreso a mietere le sue vittime. Adesso però non le mangia, ma le mette in una scatola, come faceva prima, e sta già scrutando negli angoli della stanza alla ricerca di un ragno. Ho cercato di farlo parlare degli ultimi giorni, perché qualsiasi indizio dei suoi pensieri sarebbe un aiuto immenso per me, ma non vuole cedere. Per un paio di secondi mi è sembrato molto triste e con voce sommessa, come se parlasse a se stesso anziché a me, ha detto: «Tutto è finito, è tutto finito, mi ha abbandonato, non c'è più speranza per me, a meno che io non lo faccia per me stesso». Poi, voltandosi all'improvviso verso di me in modo risoluto, mi ha detto: «Dottore, sareste tanto buono con me da farmi avere altro zucchero? Penso che mi farebbe bene». «E le mosche?» gli ho chiesto. «Sì, anche alle mosche piace, e a me piacciono le mosche, quindi deve piacere anche a me». Ci sono persone che sanno così poco da pensare che i pazzi non sappiano ragionare. Gli ho fatto avere una doppia razione e quando l'ho lasciato era l'uomo più felice della terra. Come vorrei poter sondare la sua mente. Mezzanotte. Un altro cambiamento. Ero stato a trovare la signorina Westerra, che ho trovato molto migliorata, ed ero appena tornato. Mi trovavo proprio fuori dal nostro cancello a guardare il tramonto quando l'ho sentito urlare ancora una volta. Poiché la sua stanza è da questo lato dell'edificio, l'ho sentito meglio di quanto non avessi fatto al mattino. È stato scioccante per me distogliere lo sguardo dalla bellezza meravigliosa e soffusa del tramonto su Londra, con le sue luci sgargianti e le ombre scure e tutte le tinte meravigliose che si riflettono sulle nuvole grigiastre e sull'acqua nera, e prendere consapevolezza di tutta la lugubre severità del mio edificio di gelida pietra e di tutta la sua disperazione. Con il cuore desolato ho dovuto sopportare tutto quanto. L'ho raggiunto non appena il sole è tramontato e dalla sua finestra ho visto il disco rosso che pian piano spariva. Mentre tramontava, Renfield era sempre meno esagitato e poi, quando il sole è scomparso, è scivolato via dalle mani che lo sorreggevano come una massa inerte ed è caduto sul pavimento. È incredibile comunque pensare alla capacità di recupero che i pazzi hanno per il proprio intelletto, perché nel giro di pochi minuti si è rialzato in tutta calma e si è guardato intorno. Ho fatto cenno agli infermieri di non trattenerlo perché ero ansioso di vedere che cosa avrebbe fatto. È andato subito alla finestra e ha tolto tutti i granelli di zucchero. Poi ha preso la sua scatola con le mosche, l'ha svuotata fuori e l'ha gettata via. Infine ha chiuso la finestra, ha attraversato la stanza e si è seduto sul letto. Tutto questo mi ha molto sorpreso, così gli ho domandato: «Non vuoi più le mosche?» «No», mi ha risposto. «Sono stanco di tutta questa immondizia». Senza dubbio il suo è un caso estremamente interessante. Vorrei riuscire ad avere una qualche informazione sulla sua mente o sulle cause della sua furia improvvisa. Insomma, potrebbe esserci un indizio, dopotutto, se riusciamo a scoprire perché oggi le sue crisi si sono manifestate a mezzogiorno e al tramonto. È mai possibile che vi sia una qualche influenza maligna del sole,
che in certi momenti precisi influisce su certe nature, così come a volte la Luna fa con altre, staremo a vedere. Telegramma del dottor Seward, Londra, al professor Van Helsing, Amsterdam. 4 settembre. Paziente oggi sta meglio. Telegramma del dottor Seward, Londra, al professor Van Helsing, Amsterdam. 5 settembre. Paziente migliorata moltissimo, appetito, dorme naturalmente, tornato a buon umore et colorito. Telegramma del dottor Seward, Londra, al professor Van Helsing, Amsterdam. 6 settembre. Cambiamento terribile in peggio. Venite subito, non perdere istante. Tengo in sospeso telegramma per Holmwood fino a quando non vi vedo.